L'aumento dei casi di celiachia non può non spingerci a finanziare importanti studi su un'alimentazione maggiormente biocompatibile con la specie umana, e questo è un passaggio fondamentale che deve essere assolutamente assimilato dall'Esecutivo, anche tenendo conto e tenendo fede dell'impegno preso la scorsa settimana con l'approvazione della nostra mozione, con particolare riferimento alla conversione in ambito agricolo dalla zootecnia alla carpotecnia, anche per garantire una maggiore sostenibilità ambientale e un minore impatto idrico territoriale. I prodotti carpotecnici, come la farina di platano, avranno degli enormi vantaggi anche economici a causa dei minori costi produttivi e permettono di ricavare una farina di alta qualità nutritiva adatta per i celiaci. E basta riflettere sugli studi del botanico tedesco Alexander von Humboldt, che asserisce che nella stessa superficie di terreno che produce 15 kg di frumento si possono produrre 1800 kg di platani, assicurando un utilizzo fortemente ridotto e più produttivo del suolo. La tutela dei soggetti celiaci, oltre a garantire, bisogna garantire, oltre all'accesso alla diagnosi e all'acquisto di adeguati prodotti controllati per salvaguardarne la loro esigenza, concludo, anche un nuovo approccio con il cibo e una nuova educazione alimentare che prenda avvio dalle scuole e si ispiri ai recenti studi sull'alimentazione alternativa e il fruttarismo sostenibile. Concludo. Il governo si è impegnato la scorsa settimana in questa direzione e lasciatemi dire, un esecutivo come quello in carica, che non manca occasione di vantarsi un giorno sì e l'altro pure per le sue capacità di cambiare verso all'Italia, non vedo perché non dovrebbe iniziare a farlo dalla sollecitazione che nasce da queste problematiche. Grazie.